Sono attualmente in corso tre interrogazioni parlamentari contro il gioco da tavolo Squillo, che portano la firma, tra gli altri, di Maria Elena Boschi, Laura Boldrini e Monica Cirinnà. Anche il Codacons ne chiede l'eliminazione dal mercato. Con questo video voglio sostenere la battaglia di tutti questi politici contro il gioco da tavola Squillo, che però non è un gioco. Io preferisco utilizzare le parole di Fiorella Mannoia, che qualche anno fa ha detto su Squillo: guardate a che livello di aberrazione siamo arrivati. Ed è un'aberrazione, perché in questo gioco, ascoltate bene, ci sono le prostitute. Non sto scherzando. Capite da soli le conseguenze di un gioco del genere, ma ho una testimonianza da farvi ascoltare. Sono una donna. Ero una madre di famiglia fino a che non mi hanno fatto giocare a Squillo. E lì ho iniziato a prostituirmi. Non ho avuto scelta. Se almeno ci avessi giocato con la supervisione di mio marito. Invece così, appena ho finito la partita, sono andata a battere sulla provinciale. Ma non è tutto. Signora, si faccia forza. Pensi alle donne che stanno ascoltando e che hanno bisogno di ascoltare la sua testimonianza. I miei bambini hanno iniziato a giocare a Pokémon Go e adesso organizzano scontri fra cani e galli. Un plauso al coraggio di questa donna. Ma solleva un punto importante, perché Squillo è solo la punta dell'iceberg. Ho scoperto che esistono videogiochi in cui si picchiano le donne. Guardate. È una cosa gravissima. Queste cose sono legali, vi rendete conto? Tre interrogazioni parlamentari non bastano, quattro considerando quella del 2012. Ne servono almeno 16. Perché noi dobbiamo pensare ai bambini. Ma cosa c'entrano i bambini? Mortal Kombat, così come Squillo, è intrattenimento per adulti. Peraltro sulla scatola vengono riportati tutta una serie di disclaimer proprio per avvisare chi, per una questione di sensibilità personale, prova fastidio di fronte a certi temi, certe immagini e quindi se ne sconsiglia l'acquisto. Un gioco sessista. Ma cosa c'entra il sessismo? In Squillo ci sono anche tanti personaggi uomini. Addirittura c'è un capitolo interamente dedicato agli escort uomini. Un gioco con soli uomini, in cui le donne sono escluse. È un gioco maschilista. Parlateci di Squillo. Campagna per la conversione della finzione ludica in materiale didattico. Il mondo del gioco è pieno di orrori. Esistono giochi persino sulla guerra e sulla mafia. Tutto ciò va cambiato, ma senza limitarci alla finzione ludica. D'ora in poi, in ogni storia, sia un film, una serie, un libro, ci dovranno essere 5 personaggi. Una donna, un omosessuale, un disabile, un uomo di colore e una musulmana. Il numero 5 è previsto per garantire sempre una maggioranza che eviti conflitti tra i personaggi, attraverso un sistema di voto democratico. Questo gioco è orrendo! In questo gioco i personaggi muoiono! Guardate, io in mano ho una carta, un personaggio, una donna! Adesso è viva e un attimo dopo è nella pila degli scarti! È morta! È gravissimo! Io questo gioco